All'inaugurazione del padiglione Venezuela alla Biennale d'Architettura a Venezia siamo con il curatore a cui chiediamo il significato che ha oggi in Venezuela l'idea di architettura partecipata. In Venezuela stiamo llevando un processo que ha llevado al pueblo a empoderarse en las decisiones de la vida pública. In Venezuela stiamo sviluppando un processo che ha portato il popolo a incorporarsi nella gestione della vita pubblica e l'architettura non scappa a questo compito, quindi i progetti che abbiamo esposto in questa occasione alla Biennale di Venezia dovevano compiere con i requisiti, no? E cioè di essere nati, costruiti e sviluppati con la partecipazione delle comunità. E questa è una delle forze, un'altra forza fondamentale è lo Stato che dà il suo appoggio, fornisce materiali, fornisce finanziamento, fornisce tutte le condizioni per lo sviluppo di questi progetti insieme con la terza forza che sono i giovani architetti che partecipano nello sviluppo dei progetti. Tutte queste forze si interrelano e producono un'architettura sociale profondamente radicata nelle necessità del popolo, un'architettura nuova. E in questo modo abbiamo prodotto un'estetica nuova e un nuovo modello di essere architetto. Abbiamo lasciato indietro, abbiamo messo da parte gli architetti che si chiudono nel loro studio professionale a progettare per l'impresa privata di costruzione. E in questo modo abbiamo sposato il tema dell'esposizione che sono reportage dal fronte. Eso lo pensamos que era muy oportuno para que estuviera en esta edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, donde el tema era reportar desde el frente.